Calmo, no, stai calmo, che ti cadono i denti rifatti, 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 ti cadono i denti rifatti. Un allenatore che va contro la Juve. Come che contro? Sì, va contro la Juve, c'è qualcosa sotto, perché un allenatore che schiera De Sciglio dopo oltre un anno di inattività è pesante, è questo. Un incapace, è uno che è un autolesionista, o è autolesionista per sé o è autolesionista per la Juve, ma di qua non si scappa. Basta sostenere questo personaggio. Io in 50 anni di calcio non ho mai visto, non nella Juve, ma nel mondo del calcio, un allenatore così indegno che viene difeso da tutti, anche gli juventini, e da tutta la carta stampata. Avete rotto i coglioni, vai via dalla Juve, hai rotto le palle. Applausi, applausi per favore, mamma mia. Che bello. Basta. Ma io non parlo con chi non è juventino, ripeto, lei è un tifoso a suo modo, io non tifo come tifa lei. Lei tifa contro la Juventus, tifa contro l'allenatore dall'inizio dell'anno, quindi lei adesso sta esultando perché la Juventus sta perdendo le partite, quindi questa è la sua vittoria. Sicuramente non sono felice, ma io trovo che sia imbarazzante tutto quanto, tutto l'ambiente. L'ho detto, lo ripeto, saranno 2-3 anni di molta fatica. Per quanto riguarda Allegri, penso che da tempo lo dico, cioè da quando è iniziato 2-3 giornate fa la crisi, che ci sia bisogno di una scossa, e se la scossa è l'allenatore, bene. Ma io cambierei 11 24esimi di rosa, tutto qua. Poi io con Gianni non condivido nessun tipo di ragionamento che fa, perché se dice che Allegri è un pippone, penso che lui non capisca e non intenda bene il calcio, tutto qua. Ci ha messo 50 anni. Infatti tutte le tue teorie del tuo carro pieno di merda, per te, no? Per te è facile. Buttate giù la merda dal carro, buttate giù la merda dal carro e dateli una lavata. Per te è facile, per te. Quindi per te è più scarso. È più scarso. E siccome io, ascolta, mentre tu dice, io ti ho lasciato parlare, mentre tu dicevi chiedete scusa ad Allegri, io ti dicevo anche nelle vittorie dove erano i problemi di questa squadra, certo. E dove erano i problemi di un allenatore che in 3 anni non è stato in grado, certo, di dare un gioco alla squadra fattuale, certo, questo, certo. Se tu non lo vedi vuol, certo, dire che no, sei no, incompetente, tu dici 3 anni per ritornare a metterti la maglietta dell'Inter, tu dici 3 anni no, ero Gianni, la maglietta dell'Inter. No Gianni, vergognati, sei tu. Vergognati, sei... Allegriano, no, vergognati, vergognati tu, fratello odiatore, ripeto, di Allegri, perché tu un attimo che ne parliamo con tutti, un attimo che ne parliamo ancora con tutti. È più facile attaccare un allenatore che ha vinto 5 anni, 5 scudetti, che giocatori che non hanno mai vinto un cazzo, quindi è più scarso allenatore dei giocatori, è questo il messaggio che vi fate passare. Ma io gli voglio fare una domanda seria. A chi? A chi? Al donne. Ma chi cazzo ti paga per sparare minchiate? Gianni Io Bianco, chi cazzo ti paga per sparare noi lo paghiamo. Perfetto. Allora, tu sei entrato, tu sei un altro che sale e scende dai carri, che ti fa male la schiena per quante volte ti sei chinato e ti sei fatto inculare da chi portava la bandiera in alto. Sei entrato in live urlando siamo primi, salutate la capolista, e adesso critichi l'allenatore. Adesso c'è un uomo che mi ha mortificato la dignità juventina. Sì. Un uomo che, come si chiama... ha detto poco fa Gianni Bianco, come si permette a schierare un giocatore che non gioca da 2 anni e a fine partita dichiara che i giocatori devono essere orgogliosi della prestazione. Vai a cagare, tu e Allegri, punto e basta. A posto. Allora, un attimo. Dai, BG, a discolpa di Allegri, le ricordo che... l'alternativa sarebbe stata Alessandro. Non dire cazzate. Non devi dire cazzate. Perché lui può partire con UEA terzino destro, che è un terzino destro, e Cambiaso terzino sinistro, che è un terzino sinistro. Quindi non dite minchiate. Non dite minchiate. Anche UEA. Guarda, ma UEA, ascolta a me, ma UEA almeno. Ma UEA negli ultimi
un secondo. Perfetto. Dico una cosa. Vai. Non possiamo sparare sulla Croce Rossa. Voi avete sparato a Sarri e gli avete sparato alle spalle. Però è perché ora la società è perché ti sto dio. Avete cambiato, avete fatto 3 punti. BGE, come ti chiami, amico mio? C'ha ragione, che ti sto dicendo? La colpa è della società. E questa ma di stesse cose. Ma è della società perché non caccia non c'ha avuto. E la Juventus sono c'è dei coglioni da mandare via i Sarri. No, fermi. No. Momento. Esatto. Sarri si è dimesso perché è un signore. Sì. Allegri no, punto. Là, ma, cioè, infatti, ma infatti che dico io? Io succedo una cosa, ragazzi, il problema oggi della Juve, a parte Allegri, è proprio al di sopra, è la società che non ha il coraggio di cacciare 10 milioni e mandarla a casa. Perché lui dignità non ne ha, lui non è Sarri, lui non ha dignità. Quindi lui chiedete scusa al Don, No, ma ragazzi. Vai, parliamo. Allora. Qua che c'è i problemi alla società, io anche nella mia live ho massacrato Giuntoli, anche perché almeno Giuntoli oggi doveva andare negli spogliatoi e dire ad Allegri: tu adesso ve ne andate in ritiro tutti quanti perché avete rotto i coglioni, e doveva andare lui a metterci la faccia davanti ai microfoni. E quindi ho attaccato anche Giuntoli perché è ora che ci faccia capire cosa sta facendo la Juventus. Sono d'accordo. Quindi che Elkan è il male numero uno della Juventus, io lo dico da 5 anni, il male numero uno della Juventus, che non gliene frega niente alla Juventus, l'ho detto, ridetto e straridetto. Però qua si parla di campo. Sì. Che la Juventus non ha dei fenomeni, ma c'ha sempre 13 nazionali e i giovani migliori d'Italia, va bene, questo è un dato di fatto. Ma se tu guardi il primo tempo della partita, lei, io non sono incazzato per il risultato, perché alla fine puoi vincere la partita, alla fine la puoi perdere, stavolta ti è andata male. Ma se tu guardi il primo tempo, vedi una squadra buttata in campo, e se vai a vedere la domenica mattina una squadra di amatori è più organizzata. Quindi non c'è scritto da nessuna parte che se tu non c'hai dei fenomeni non puoi giocare a calcio. L'Empoli, che fa schifo, c'ha una squadra di merda. Vergogna, vergogna. La Juve no. Certo, per l'Empoli. La Juve no. Oh, pagliaccio. Mica urlerai. BG, pagliaccio. Mi vuoi ricavare ancora per Atletico Madrid? Eh? No, fatemi pure 4 pagliaccio del dono. Io sto godendo. Se non fa 4 soldi ancora, con voi, non fa un euro nella tua vita. Godo, tu non parli più. Godo. Non parli più. Allora, Centonze, Centonze. Siete due pagliacci. Centonze, Centonze, lei ha una certa età, non urli. Non urli. Lei ha una certa età. Non urli, non urli. Ha una certa età. Stai calmo, stai calmo, che ti cadono i denti rifatti. 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 Ti casca la dentiera. Ti casca la dentiera. Attento, ti casca la dentiera. Sembra un ragazzi, lasciate il lama. Calma. Ma sei incantato, che ha fatto? Oh, sbloccato. Ragazzi, oh, ma mi ha sputato tutto, porco cane. Credo dai. Nuovo alert, credo nuovo alert. Gli è praticamente gli è salita tutta quanta insieme appena ha visto il dono. Stai zitto, tossico! Stai zitto, tossico! Ce l'ha con te. Non parli più? Chiamami ancora! Per Atletico Madrid, chiamami, merde! Gli è salita, no. Se possiamo mettere un vetro, quello che si usava per l'anticovid, perché sputa e mi ha sporcato tutto. No, ma mi ha sputato tutto. Il problema è che Giuntoli non può prendere queste decisioni. Giuntoli oggi è lì per fare soltanto il pupazzo in questo momento, perché attualmente gli ordini arrivano. Ora io ti mando a cagare. Se sei un pupazzo ti mando a cagare. Purtroppo, allora vi ti spiego. Siamo alla Juve, oh, svegliatevi, eh. Siamo alla Juve. Lo so, per ora siamo in mano a una società dove c'è un certo Scanavino che ha detto: siamo soddisfatti perché siamo i primi su TikTok. Ti ho detto tutto come siamo ridotti. Non parli più. Manfredi, mi dica, Manfredi, via questi qua. Uno che vuole fare i soldi col calcio, non ho bisogno perché me lo compro e lo metto a parlare dalla Juve di fianco a me. L'altro, chi lo compra? Quello è il Don. L'altro, quello col cappellino, digli una bella cosa. Visto che lui non può circolare, brutto da vedere, non sa parlare di calcio e ti fa una scuola di merda, stia zitto. Occhio. Parlate di calcio. Occhio che le vene poi si gonfiano. Attento.
attento, attento a dire queste cose, attento, perché poi rischi allora, che ti cascano allora, i capelli e i denti, i capelli e i denti che ti sei rimesso in testa, per avere sembianze umane ti sei messo dei capelli e dei denti finti, quindi occhio, ti cascano e di nuovo e stai male. Allora, io credo che tutto si possa dire a quest'uomo tranne che non sia bello. Poi perché non capisci di calcio può essere, ragazzi, ascoltami, Cendonze forse non ha bisogno dei denti, ha bisogno degli occhiali.